Il 26 novembre, attraverso un comunicato stampa, l'assessore Laertina, la dottoressa Paradiso, fa sapere ai genuasini e soprattutto ai commercianti di Corso Vittorio Emanuele di voler far ripartire Genosa con la sperimentazione della ZTL. Al contrario, tutti i commercianti e residenti di Corso Vittorio Emanuele vogliono far sapere agli amministratori genuasini che loro sono propensi per la ZTL, ma il tutto deve essere definito e deciso insieme. La prima azione per far sentire loro diritti è stata quella di chiedere immediatamente un consiglio straordinario monotematico sulla questione e nello stesso tempo è nato un comitato Corso Vittorio Emanuele e Centro Storico. Dopo le varie sollecitazioni della lista civica inglese, anche De Palma fa sentire la sua opinione, confermando che della questione ZTL non ne sapeva nulla e che le sue informazioni sono arrivate da articoli di giornali. Ho saputo del consiglio comunale richiesto dai commercianti e non solo. Io mi auguro che l'amministrazione voglia quanto prima convocare questo consiglio comunale. Sulla ZTL a Genosa rileviamo ancora una volta come l'amministrazione comunale non intende partecipare il provvedimento, il procedimento ai cittadini. Io sono venuto a conoscenza dagli organi di stampa insieme agli altri consiglieri comunali, abbiamo appreso che c'è una richiesta da parte di un comitato di commercianti, di una richiesta di consiglio comunale affinché nello stesso vengano esposte dall'amministrazione le motivazioni che sottendono alla decisione della zona a traffico limitato. Bene, sulla stessa io mi auguro che il sindaco e l'amministrazione comunale voglia quanto prima convocare questo consiglio comunale. Ovviamente io nei prossimi giorni mi riprometto di sentire anche i consiglieri di minoranza con i quali, se necessario, raccoglieremo le firme per rispondere alla richiesta dei cittadini. Però noto come vi sia un'allergia da parte dell'amministrazione alle condizioni di partecipazione. Loro che hanno sempre sbandierato per tanto tempo la partecipazione popolare e invece anche in questa circostanza perdono un'occasione per far partecipare i cittadini alle decisioni della comunità. Bene, su questa decisione io voglio comprendere le motivazioni e soprattutto voglio comprendere come si intende programmare tutto il percorso e chiaramente soprattutto l'organizzazione di questa zona a traffico limitato. Ma la domanda che nasce spontanea è: ritiene il sindaco e l'assessore competente che in questo momento la ZTL su Corso Vittorio Emanuele sia una delle esigenze prioritarie dell'amministrazione della comunità di Genosa? Ritiene che in questo momento, senza un'organizzazione sul territorio, ma soprattutto con un centro storico ancora chiuso, con la questione via Matrice irrisolta, con la situazione del castello ferma e così via, questa operazione sia a vantaggio della comunità? Ma soprattutto la cosa principale, perché non ascoltare prima i cittadini, valutare con i cittadini e decidere insieme, non necessariamente con l'opposizione, perché abbiamo capito che noi per lui e per l'amministrazione pentastellata siamo scomodi, ma quantomeno con i cittadini che vi hanno votato in maniera copiosa. Ecco, io penso che la risposta non sia quella di spegnere le luminarie, ma sia quella di accendere le luci a una comunità, di accendere le luci al commercio locale, all'imprenditoria e non ostacolando gli investimenti produttivi, ma soprattutto anche come in questo momento, come quello del Natale, ridicolizzare con baggianate e con affermazioni che rasentano il ridicolo anche sui social questioni che hanno a che fare con i sentimenti del Natale che stanno a cuore a tutti i cittadini di Genosa, in particolar modo alle famiglie, in particolar modo ai nostri figli, ai nostri ragazzi. E ridicolizzare questo aspetto così come qualcuno sta facendo probabilmente non si rende conto che, ripeto, non si stanno spegnendo le luminarie a Genosa, si sta spegnendo tutta una città di Genosa e di Marina di Genosa.